Allora, Alberto Zanin è il coordinatore medico dell'ospedale di emergency di Kabul. La prima cosa che ti vorrei chiedere è attualmente qual è la situazione lì da voi? Che cosa vedi attraversando la città o affacciandoti dalle finestre dell'ospedale di emergency? Allora sì, buonasera a tutti da Kabul. In questo momento la situazione dell'ospedale è in stabilizzazione, direi, rispetto alla settimana precedente. Nonostante questo, continuiamo a ricevere molti. Proprio negli ultimi giorni la situazione si sta spostando, come sapete, verso il Panjshir, dove la nostra collega Miriana, nell'ospedale di Annaba, sta ricevendo decine di pazienti negli ultimi giorni per via dei combattimenti a Gulbahar. Kabul la situazione è appunto più stabile, in questo momento l'ospedale è comunque pieno, abbiamo 4 posti liberi e riceviamo principalmente feriti dai distretti, quindi dai nostri first aid FAP e dalla città per via appunto delle sparatorie che ogni tanto sentite. Tra l'altro è importante dire questo, che c'è un ospedale, Zanin, di emergency a Kabul e c'è un ospedale di emergency nel Panjshir, che è l'unico territorio non controllato dai talebani, dove ci sono i cosiddetti ribelli, i mujahideen, coloro che combattono contro i talebani. E questo dà proprio un segno anche della collocazione di emergency, di assoluta neutralità, no? Cioè emergency è un luogo dove si curano le persone ed è molto importante che la neutralità di un ospedale in Afghanistan sia la prima cosa, no? per poter operare in sicurezza. È così? Assolutamente. Noi appunto, che emergency riesce ad operare ancora dopo 20 anni, dopo più di 20 anni in questo paese, proprio perché garantiamo cure a chiunque senza fare domande, senza essere appunto interessati neanche alla questione del perché qualcuno dovesse ricevere una pallottola piuttosto che qualcun altro. Questa cosa qua, la neutralità che portiamo, ci permette di operare in contesti difficili, in contesti che cambiano in maniera estremamente rapida, come abbiamo visto nelle ultime settimane. La neutralità è un biglietto da visita che permette a Emergency di continuare a essere presente sul territorio, di addirittura espandere. Eccoli, ma sono cosa sono questi? Cosa sono? Spari di festeggiamenti? O... Sì. Sono spari, appunto, è iniziato 10 minuti fa, adesso siamo chiusi tutti dentro. Quello che crediamo in realtà non è ancora confermato è che l'annuncio del nuovo governo, l'annuncio del nuovo presidente che doveva essere in questi giorni, appunto, abbia portato questi festeggiamenti che sono proprio sulla strada davanti all'ospedale, davanti a casa nostra. Se ne sentono spesso in questi giorni di queste sparatorie? Ma l'ultima volta appunto è stato durante la partenza delle ultime truppe a Kabul, quindi parliamo del 31, quindi di 2-3 giorni fa, in cui hanno festeggiato per 2-3 ore appunto lungo le strade sparando in aria. Ti senti sicuro oggi? Cioè, c'è una sensazione in questo momento di sicurezza a Kabul, cioè di controllo comunque da parte dei talebani del territorio e di sicurezza per oggi un italiano? Direi di sì, appunto sicurezza per un italiano che come diceva prima, si schiera dalla parte della neutralità, quindi di essere capace di... Certo. Accogliere all'interno delle proprie strutture chiunque senza nessun tipo di giudizio. Questo appunto non solo un biglietto da visita, ma è anche la carta per la nostra sicurezza in città e in tutta l'Afghanistan. Senti, per quanto riguarda i feriti e le cure, avete notato, ovviamente avete avuto un ruolo importantissimo dopo l'attentato che c'è stato all'aeroporto di Kabul. In questo momento la situazione dei feriti è nella norma o arrivano tipi di feriti diversi? Come definiresti questa fase guardandola da dentro la corsia di un ospedale? Ma allora, noi abbiamo osservato un grande cambiamento dal periodo prima del 15 a dopo il 15.
Prima appunto dell'arrivo dei talebani in città, ovviamente, come potete immaginare, ricevevamo ancora tanti pazienti dai distretti perché era lì dove si combatteva e ancora tante esplosioni da devices improvvisati, esplosivi. Con l'arrivo dei talebani in città, quindi con il placarsi anche dell'attività bellica, o comunque con il diminuire dell'attività bellica nei distretti, abbiamo visto un aumento dei feriti in città. Quello che sembra appunto per situazioni più di criminalità e di scontri tra bande all'interno della città, quindi più proiettili e meno ordigni esplosivi, meno rocket, meno mine magnetiche sotto le macchine, per esempio, che era appunto un grande classico prima. In questo momento le bullet fanno da padrone e comunque in generale c'è una diminuzione per quanto riguarda i feriti di guerra in Kabul e nei distretti circostanti. Ovviamente le mine continuano a esistere, i device esplosivi continuano a esistere e sono la causa di una bassa percentuale, ma comunque di sostanziale in termini di numeri nei nostri ospedali di ammissioni, anche tra i bambini. Avete problemi di approvvigionamento per quanto riguarda le medicine, i farmaci, i medicamenti? C'è stato un rallentamento dell'approvvigionamento di farmaci, soprattutto quelli provenienti da fuori, quindi dall'Europa, che comunque rappresentano una bassa percentuale del nostro sistema di approvvigionamento, che prende tanto in considerazione anche il mercato locale per cercare di essere il più sostenibile possibile. Quindi voi non avete in questo momento problemi di autonomia, insomma, avete scorte sufficienti e potete trovare quello che vi serve tendenzialmente direttamente in Afghanistan. Non tutto, ma in una grande percentuale sì. E riusciamo appunto a farci bastare quello che c'è nel paese e avere comunque un contatto in Europa per cose un po' più particolari, soprattutto per quanto riguarda dispositivi diagnostici, come appunto le macchine per l'emocromo, per la donazione del sangue, che sono cose che provengono più che altro dall'Europa. Alberto, al di là delle ferite di guerra, di che cosa muoiono gli afghani, i bambini, le persone? Ci sono delle malattie che ancora oggi che sarebbero più facilmente affrontabili da noi, di cui invece si muore molto in Afghanistan? Assolutamente, assolutamente. Vedevo prima l'intervento, il video che avete fatto su Gino e dice esattamente questo. A parte la guerra, a parte quindi il trauma diretto dell'ordigno esplosivo, del proiettile, la scarsità di accesso alle cure in Afghanistan, popolazione che specialmente vive nei distretti, che comunque in termini di percentuale rappresentano buona fetta. È un rallentamento nei confronti della malattia, della parte diagnostica e terapeutica della malattia, fa sì che ci sia ancora una grande mortalità per patologie che in Italia sarebbero curabili in maniera semplice e comunque in maniera facilmente accessibile. Parlo per esempio delle malattie congenite del cuore, per cui Emergency comunque sostiene e fa parte della rete del Salam Center, che prevede anche il reclutamento di pazienti in Afghanistan per le VSD, quindi per le malattie valvolari del cuore, ma non solo. Senti, ho due domande conclusive perché so che hai poco tempo. La prima cosa che ti voglio domandare è se hai notato un cambiamento da parte dei talebani nei vostri confronti, cioè voi avete comunque gli stessi interlocutori di prima per le vostre necessità, parlate tranquillamente, c'è un canale di comunicazione identico a quello di prima o notate delle diversità, delle difficoltà, delle differenze? Ma gli interlocutori sono cambiati rispetto a prima, che i talebani erano la resistenza, adesso i nostri interlocutori sono diversi, ma se c'è una cosa che si può dire appunto che la cooperazione, la collaborazione, l'appoggio, la volontà che Emergency faccia parte ancora del programma di cura che esiste in Afghanistan, che sia una delle colonne da parte anche dei nuovi interlocutori è forte. Quindi sicuramente abbiamo un grande appoggio, una cooperazione da parte su un livello della nuova leadership in città e in tutto il paese.
Alberto, che cosa ti manca di più di Gino Strada? Gino era sicuramente un faro per quanto riguarda l'organizzazione, era uno che dava una risposta, era uno che era in grado di tracciare bene il sentiero sul quale noi stiamo camminando ancora adesso. Credo che comunque una cosa di Gino che appunto ci aiuterà a continuare il nostro percorso è che ha fatto di tutto affinché la nostra organizzazione diventasse autonoma, indipendente, che è un po' il sistema, il nostro stesso sistema che applichiamo nei paesi quando andiamo ad operare, cioè quindi cercare di portare l'autonomia e l'indipendenza un qualcosa che cammini sulle proprie gambe. Grazie Alberto, in bocca al lupo e grazie da parte di tutti noi. Grazie mille per le parole, grazie.